il peggior anno che abbia mai vissuto, però questo depone in favore dell'anno che verrà. Siamo sicuri, insomma, che certamente sarà migliore. Poi ci sono i vaccini, per cui speranza nel futuro e tanta forza di volontà. Beh, io ho trovato il lavoro però con il Covid. Grazie al Covid ho avuto una supplenza a scuola che non avevo mai avuto finora, quindi... Disastroso, in tutti i sensi proprio. Prendere un caffè fuori, ma dopo non è il caffè, è tutto l'insieme proprio che... pazzesco. Quello che è importante è che ritroviamo il momento di equilibrio dentro di noi e che ci organizziamo bene per affrontare il 2021 con uno spirito di positività, che è l'unica strada percorribile per ritrovare presto quei momenti di gioia, di fratellanza, di aggregazione che abbiamo perso e che ci sta pesando tantissimo. Tutti non vedono l'ora che finisca quest'anno e sperano che sia un anno migliore quello che arriva. Speriamo nel 2021, cerchiamo di essere ottimisti. Si chiude questo 2020 e speriamo che l'anno prossimo sia migliore in tutti i sensi, per la salute delle persone, per questo Covid che speriamo finisca presto e che porti a tutti un po' di anche lavoro. Restiamo fiduciosi, ma certamente bisogna cambiare, così non può continuare, perché anche socialmente la situazione è abbastanza pesante, le restrizioni non fanno bene ai rapporti sociali. Secondo me la socialità è un bene primario quasi quanto la salute. Finalmente aspettiamo l'anno nuovo. Bisogna essere positivi e dai, che le cose vanno bene.